Bella Wolfini e bentornati nel Non Wolf 2 Channel. Siamo tornati con un nuovo video, ragazzi. Siamo tornati con il Road to Division 1. Sono, regà, arrivato nella divisione 1 con 60 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Oggi andremo a fare gli ultimi 2/3 match perché dipenderà molto da come andranno. Quindi questa è la formazione, la solita, praticamente quella che sto utilizzando anche nelle Weekend League. Il nostro primo avversario, cioè, di questa puntata, questa formazione qui con la difesa tutta praticamente della Juventus. Non male, l'attacco molto veloce, quindi bisogna stare molto attenti. Ma subito, al nono minuto, Martial la butta dentro con una bomba di destro, raga, cioè ha tirato un siluro. C'è da dire che ha fatto un errore lui difensivo, io con Bale gli ho recuperato il pallone, ha tirato di destro una bomba dritta per dritta, il portiere non ci è arrivato. Poi è Buffon, tra l'altro. Buffon è un po' strano come portiere, però al 28esimo, regà, rischiamo subito di prendere gol. Ma Chiellini, fortissimo, anzi ve lo consiglio, se avete una Serie A, compratelo per forza, che è veramente un muro. Però recuperano di nuovo il pallone e di nuovo Chiellini è lì sul passaggio e non lo fa passare. Adesso però riparte dall'altro lato la nostra formazione, che è Gareth Bale, tira col sinistro, prende il palo, ma subito Martial, regà, il classico gol con FIFA 17. Una volta che prende il palo arriva l'altro giocatore che la butta dentro. Diciamo che è stato sia fortunato che sfortunato, perché poteva entrare il primo tiro e poi prendere il gol così. In realtà fa un po' schifo. Questo primo tempo è andato abbastanza tranquillo, abbiamo fatto 2-0, non abbiamo subito praticamente nulla, però comunque è sempre pericoloso su questo gioco rischiare, quindi è inutile che tentiamo tante. Attenzione, di nuovo il palo qui, stavolta non ci ha detto bene, però avevamo ritrovato il pallone sul giocatore. Comunque non ci ha detto, non ci ha dato più o meno tanti problemi questo avversario. In realtà pensavo fosse magari un pochino più ostico. Forse prima di questo avversario ho trovato un altro che giocava veramente bene, che però non abbiamo registrato la partita, che abbiamo vinto 4-2 mi sembra, ma ha giocato molto molto bene, quindi era forse più bella la partita da vedere rispetto a questa che era la penultima. Però abbiamo vinto con uno scarto abbastanza decente, raga. Cioè 2-0, è stata una partita un po' così, nel senso che difendeva bene ma non attaccava più di tanto. Quindi siamo riusciti a trovare soltanto 2 gol e poi per il resto, insomma, è andata bene, perché comunque abbiamo trovato la vittoria. Quindi siamo 7-1-0, ci manca una vittoria o un pareggio per vincere questo Road to Division 1. E andiamo ad affrontare questo nostro avversario, che si chiama Supremacy, la sua squadra, con Zola, raga. Tutta una serie molto forte. Poi, tra l'altro, lui è un ragazzo che mi segue anche, da quanto ho capito, perché mi ha scritto in privato. Devo dire che all'inizio la partita è stata abbastanza noiosa, perché ci siamo un pochino studiati, come è normale che sia. Infatti, se potete vedere, ho velocizzato un pochino tutto, però praticamente la prima occasione vera è stata qui con Dembélé, che tira praticamente addosso al difensore e poi sbaglia. Però poi al decimo minuto ancora Gareth Bale che tira e Buffon la prende con i piedi. E al 14esimo Kanté recupera il pallone, la passa a Martial, che stavolta trova Griezmann, che con un lancetto prende Bale, vanno a vuoto i due difensori, strano. E Gareth Bale stavolta non può sbagliare, ragazzi. La butta dietro alle spalle di Buffon. Strano, tra l'altro, queste due formazioni di Serie A, proprio le ultime due partite. La Serie A ultimamente sta andando molto, devo dire. Anch'io mi ci sto trovando bene con la fase difensiva, infatti. Ho preso anche Manolas ora. Poi siamo al 26esimo minuto. Alexandro crossa dentro. C'è Kanté che la spara addosso al difensore. Poi Bale, che può andare sul 2-0, tira un non si sa cosa. Sbaglia così. Poi c'è al 42esimo il calcio di punizione. Bisogna stare attenti, raga, qui, perché magari non subisci tanti tiri, però alla fine il gol lo trovano comunque i nostri avversari. Stavolta ha preso la barriera, fortunatamente, ma Zola si ritrova lì il pallone e con il destro rischia di pareggiare, raga. E poi Zola, ragazzi, tira sia lui, Agi, queste leggende qui hanno dei tiri favolosi, i COC, sono so bestiali. Però al 45esimo Martial vede dentro Griezmann, che solo davanti al portiere non può che batterlo. È stato, tra virgolette, anche fortunato, perché è passato, credo, tra le gambe di Buffon. Sì, proprio tra le gambe di Buffon, siamo stati un po' fortunati qui. 2-0, la fine del primo tempo. E diciamo che anche in questo caso abbiamo rischiato sul tiro di Zola, che si trova all'uno pari, era tutta un'altra partita, però più o meno siamo riusciti a contenerlo, anche se giocava molto bene. Poi comunque siamo riusciti ad imporre un pochino il nostro gioco nel secondo tempo,
visto che comunque con il vantaggio lui cercava di pressare molto, che doveva pareggiare il match. E poi troviamo questo passaggio qui, questo è veramente un gol scandaloso, terribile. Siamo stati proprio qui fortunati a dire poco. Il tiri, il portiere, cioè il difensore non ci arriva proprio, poi il portiere la para, ma ci ritorna lì, quindi 3-0. Praticamente ormai i giochi sono quasi fatti. Poi con Ramsey abbiamo tirato qualche bombetta da fuori area, e al 90esimo, ragazzi, fa questa azione, un lancio perfetto per Dybala che davanti al portiere la passa Immobile. Guardate Immobile, ragazzi, doveva andare così. Doveva andare così, abbiamo vinto 3-0 e siamo riusciti a fare praticamente 62 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Questa è la cosa più importante. Volevo sapere, raga, a voi com'è andata questo rotto di Vision One, se l'avete finito. E vi ricordo che sono live streaming per fare adesso proprio live, quindi andate già ora a vedere per fare la Weekend League. E ragazzi, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo presto con un prossimo video.